attenzione a Mary, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma in vantaggio. In vantaggio la Roma dopo 22 minuti. Il passaggio della Roma al 13° del primo tempo. La Roma, solo 2 minuti. Al 22° Roma in vantaggio. La frase più bella del mondo. Non è ti amo, la Roma in vantaggio. Come la Roma, è la Roma che sta sulla mia pelle, è la Roma che sta dentro di me, è la Roma le lacrime più belle, i miei abbracci, i sorrisi, i miei giorni così, è la Roma che mi fa sempre solo dire sì. C'è tanta gente che ride di quello che ha fatto con la Roma. I Friedkin hanno ricevuto in mani, lasciami trovare una parola perché la parola inizia con una M e non posso dire questa parola, però hanno ricevuto in mani tanti errori che altri hanno fatto. Tiago Pinto lo stesso. La proprietà ha speso tanto soldi per fare face a tanta cosa che è stata fatta prima e gente che ride. E qualcuno sicuramente ride con le tasche piene di soldi. Pallone ancora per Pessina, intervento provvidenziale di Karsdorp che se ne va lungo l'out di destra. Karsdorp, pallone dentro a cercare Zaniolo controlla, poi Ebram in area di rigore, Ebram il tiro, gol, Tammy, Ebram, e la Roma è passata in vantaggio al 32° minuto. Cross di Karsdorp, pallone lungo di Karsdorp per Zaniolo controlla, poi mette in movimento Tammy Ebram che supera un difensore e mette il pallone in fondo al sacco dopo che Musso lo aveva toccato. Zaniolo qui elude l'intervento da parte di Pezzella, supera proprio Pezzella anche Tammy Ebram, mette il pallone sotto le gambe di Musso e la palla finisce in fondo al sacco. E quando siamo giunti al 32° minuto nel corso del primo tempo, Roma 1 Atalanta niente, Tammy Ebram per il vantaggio giallorosso, importantissimo, fondamentale. Al 32° minuto Tammy Ebram, ancora lui, 20° gol stagionale, sono 20 gol stagionali per Tammy Ebram, sono 20 gol stagionali tra campionato e coppe per Tammy Ebram, veramente importantissimo questo vantaggio della Roma, fondamentale direi, fondamentale.
E buongiorno, buongiorno a tutti amici di RomaGiallorossa.it. 10:20 in questo istante di domenica 6 marzo 2022. Siamo in diretta, su RomaGiallorossa.it, su RomaGiallorossa TV e su Twitch, sul nostro canale RomaGiallorossa Web TV. Benvenuti, ben ritrovati. Vi devo veramente ringraziare, perché ieri la radiocronaca di ieri è stata seguitissima veramente per noi che abbiamo appena iniziato da neanche un mese l'avventura su Twitch. Ci apprestiamo a diventare appunto dei partner di Twitch e questo ci fa un enorme piacere. E il primo passaggio è quello di diventare affiliati, il secondo passaggio è quello di diventare partner e devo dire che sono molto contento di questo perché sta andando bene, è una nuova avventura. Io non conoscevo Twitch a dire la verità, ma veramente insomma mi sta prendendo perché è una piattaforma poi anche fruibile, basta veramente un'applicazione e ti colleghi praticamente con tutti quelli che ti puoi collegare, insomma tutti quelli che ci seguono. Quindi veramente grazie mille. E, tra l'altro, insomma veramente sono contento delle cose, di come stanno andando, perché finalmente RomaGiallorossa.it è tornato ad essere quello di prima, ecco, sono molto contento di questo. Va bene, al di là di questo, il grazie va chiaramente a voi che ci seguite sempre con affetto, con grande stima, e quindi noi cercheremo di ripagare questo affetto e questa stima con i contenuti, con le trasmissioni in diretta, perché poi quello che vi siete magari persi su Twitch, quello che magari vi siete persi durante magari la giornata, andrà direttamente poi su la web radio, quindi sul podcast della web radio, su Spotify, sul nostro podcast della web radio, che potete riascoltare in audio quando volete, e poi se volete anche su YouTube, sul nostro canale YouTube. Noi caricheremo tutte le trasmissioni che facciamo su Twitch anche sul nostro canale YouTube Roma Giallorossa TV, quindi non abbandoneremo, anzi faremo altri contenuti anche su YouTube. Benissimo, allora una vittoria fondamentale, una vittoria importante, come ho detto anche ieri in radio cronaca, quel gol di Tammy Abraham insomma è da incorniciare, perché per l'azione, un'azione repentina, un cambio di fronte veloce da Karsdorp a Zaniolo ad Abraham, e insomma il risultato è stato ottimale, nel senso che se noi andiamo a vedere l'azione costruita dalla Roma, dopo che nel primo quarto d'ora la Roma aveva avuto almeno 2-3 palle gol nitide, una clamorosa con Mancini dove è stato decisivo Musso che ha parato un pallone incredibile, è volato praticamente sotto la traversa e ha tolto il pallone da sotto la traversa, altrimenti sarebbe stato un gol quello di Gianluca Mancini. E poi la Roma comunque ha subito un pochino per un quarto d'ora fino alla mezz'ora l'Atalanta, ma poi perché ha preso campo l'Atalanta, aveva preso il pallone del gioco in mano eccetera, ma poi è bastata un'azione in verticale, tutta in verticale, Karsdorp, Zaniolo, Abraham, per spezzare praticamente appunto l'inerzia del match e per indirizzarla a favore della Roma, dopo che l'Atalanta comunque aveva fatto qualche errore difensivo già. Però presa in contropiede l'Atalanta è una squadra assolutamente battibilissima, quindi cioè noi abbiamo fatto sfogare un po' l'Atalanta dal 15° al 30° e poi dal 30° in poi l'abbiamo praticamente colpita in un'azione di rimessa di contropiede, in un break, in un pallone sbagliato dall'Atalanta, break di Karsdorp, che poi ha innescato Zaniolo per il gol di Abraham. E quindi al di là del 20° gol stagionale
di Tammy Abraham, che sono veramente tanti. E al di là del tredicesimo gol in campionato di Abraham, che sono veramente tanti al primo anno in Italia, devo dire che questo ragazzo è veramente fortissimo. Cioè la coppia Zaniolo-Abraham è veramente, devo dire, da Champions League. Perché se noi andiamo a vedere un po' l'Atalanta spuntata, Muriel ieri non ha toccato un pallone, Miranchuk non ha fatto niente di particolare, Pasalic inesistente, giusto un po' Malinowski quando è entrato a partita in corso ha fatto qualcosa di interessante, ma poco ha fatto veramente poco. Però poi forse ecco, la Juventus ha probabilmente un attacco superiore, perché ha Dybala, ha Vlahovic, ha Morata, ha diverse soluzioni lì in attacco. Certo, l'assenza di Chiesa pesa come per la Juventus, però comunque sarà secondo me una lotta ormai a tre per la Champions League, perché si è inserita prepotentemente anche la Roma di Mourinho. Qualcuno, non tanto Mourinho che ha fatto una battuta, ma qualcuno ha insinuato che senza Mourinho la Roma vince, cosa che non era riuscita prima con Mourinho. La Roma è tornata a vincere in queste due partite dove Mourinho praticamente era assente. Bene, sappiamo tutti da chi arrivano questi attacchi strumentali, perché un conto è che fa la battuta Mourinho, un conto è che fa, lo sottolinea il giornalista nell'articolo, e devo dire anche in malafede a questo punto, perché pur di attaccare Mourinho, più pur di attaccare la Roma, si fa di tutto anche quando la Roma vince. E questo veramente non l'accetto, perché ieri la Roma ha giocato una partita di sacrificio, ha giocato una partita di intelligenza tattica estrema, e la partita l'ha preparata Mourinho. Non era in panchina, non era in campo, non era a guidare la squadra da bordo campo, ma sicuramente la partita preparata Mourinho. E sulla falsa riga della partita di andata, dove all'andata ci è andata veramente tutto per il meglio, perché dopo un minuto ha segnato Abraham, poi dopo è arrivato il raddoppio di Zaniolo eccetera, però ieri è una partita complicata, perché l'Atalanta si giocava molto. Se lì eravamo a inizio stagione, e qui l'Atalanta si gioca un posto in Champions League, e adesso con 47 punti entrambi noi possiamo dire la nostra. È vero, l'Atalanta è una partita da recuperare, e non so se la vincerà o cosa farà, però credo che noi possiamo puntare come minimo al quinto posto, che eviterebbe alla Roma di fare i preliminari di Europa League, che non è cosa da poco secondo me. E poi attaccare, vediamo come va il campionato, vediamo cosa fa la Juve. Io l'ho detto, secondo me nessuno delle prime, delle primissime, delle prime 7-8 in classifica le vincerà tutte, quindi qualcuno perderà punti per strada, anche la Roma inevitabilmente. E io avevo detto dopo lo Spezia, tra Atalanta, Udinese e Lazio mi andavano bene 7 punti. I primi 3 ce li abbiamo, ora restano da distribuire gli altri 4. Io sono convinto che con 4 punti, quindi mettiamo una vittoria a Udine e un pareggio magari nel derby, la Roma si avvicina di molto alla Juventus, perché la Juventus non le vincerà tutte. Ora vediamo oggi, poi vi darò i consigli per la schedina, vi darò i consigli per la Serie A, visto che tra poco si gioca, tra due ore, però bisogna essere alle 10:30 e tra due ore si gioca. Però ripeto il discorso, la Roma ha il dovere di crederci fino in fondo. E ho sentito dire, e scusate lo sfogo perché
ne ho sentite veramente di ogni in questa lunga settimana, da Spezia Roma a Roma Atalanta, alla vigilia Roma Atalanta, il giorno stesso di Roma Atalanta, che la Roma era spacciata con l'Atalanta, che la Roma sì, poteva anche vincere, ma non sarebbe cambiato niente, non avrebbe cambiato la sua stagione. Invece, guardando i punti, guardando anche, e a questo punto lo facciamo subito, no? Lo facciamo subito perché andiamo a vedere con chi gioca la Juve, perché non conosco il calendario a memoria. La Juve va a giocare con lo Spezia in casa, e sì, partita sulla carta facile, la Juve può fare un sol boccone dello Spezia, ma la partita va giocata. E la Roma contro lo Spezia, la Spezia ha avuto diverse difficoltà un rigore al 99esimo di Ebram, ancora lui, ha risolto la partita. Io mi ricordo una partita Juventus spalla Juventus dove la Juventus era favorita, era strafavorita, e si giocava lo scudetto a Juventus, ricordiamocelo. Spalla Juventus 0-0. Le partite vanno giocate fino all'ultimo, fino al 95esimo, 96esimo, perché pure ieri l'Atalanta all'ultimo pallone poteva pareggiare, non l'ha fatto, perché c'è stato un grande Rui Patricio, un grande Smalling, una grande fase difensiva, e la Roma non l'ha fatto, e la Juventus, e l'Atalanta non ha segnato. Quindi, non lo so, magari la Juventus vincerà 4-0 questa partita, però non è così scontata. Il campione italiano sta diventando, il campione italiano ormai, sempre più un campionato da Premier League, dove i risultati non sono così scontati come potrebbero sembrare, eh? Vi ricordo che se voi intanto accedete a romagiallorossa.it, al nostro sito di riferimento, che vedete anche qui in sovraimpressione, potete andare in alto, praticamente la barra rossa sopra il menu principale, c'è il tasto Twitch, c'è la sezione Twitch. Quindi, mettendo la sezione Twitch, voi potete chattare attraverso romagiallorossa.it. L'abbiamo implementato proprio ieri sera, e quindi attraverso romagiallorossa.it voi potete chattare come se foste su Twitch, quindi approfittate. Dicevo, le prime tre sono andate ormai, quindi le prime tre non le contiamo, perché non le abbiamo mai contate, a dire la verità, perché fanno un campionato a parte. Napoli, Milan e Inter fanno un campionato a parte, si giocano lo scudetto. Ma la Roma adesso, guardando la classifica, Roma quinto posto 47, insieme all'Atalanta, perché ha vinto tutti e due gli scontri diretti, quindi anche a parità di punti la Roma è sopra, e poi comunque credo che abbia una differenza reti migliore la Roma. E per quanto riguarda Juventus siamo a 3 punti dalla Juve, male che vada siamo a 6 se la Juve vince stasera, e sono i 6 punti che la Juve ha conquistato contro di noi. Ora noi mettiamo con i se e con i ma, è vero, non si vincono gli scudetti, non si va in Champions League, ma se noi non avessimo buttato alle ortiche quella partita contro la Juventus in casa da 3-1, che poi è finita 3-4 per la Juve, e io credo che la stagione della Roma sarebbe cambiata notevolmente, avrebbe raccimolato forse la partita col Genoa, col Verona eccetera, col Sassuolo l'avrebbe vinta, ma non solo con la Juve. Io non ricrimino tanto la partita contro il Verona, ma ricrimino la partita contro il Genoa, che lì è stata negata proprio la vittoria da Bisso, dall'arbitro, e soprattutto la mancata vittoria contro il Sassuolo, cioè la mancata vittoria contro il Sassuolo, dove tu stai in vantaggio nel primo tempo e devi cercare
di mantenere il risultato o comunque di incrementarlo, ti sei fatto recuperare. Poi la Roma l'ha recuperata al 94esimo con Cristante, però quella partita la dovevi vincere. Quindi dai, due punti di contro il Genoa e due punti contro il Sassuolo, siamo al quarto posto, siamo al quarto posto e ho probabilmente a meno due della Juve. Quindi di questo veramente sono rammaricato, perché la Roma, ripeto, avrebbe potuto veramente fare un campionato migliore, ma ripeto, non tutto è ormai finito, non tutto è finito. Noi abbiamo la possibilità di giocarci le nostre chance di Champions League, continuando, ripeto, 4 punti nelle prossime due partite, io firmo subito. 4 punti nelle prossime due partite, firmo immediatamente. Firmo immediatamente, perché darebbe innanzitutto continuità di risultati, aumenterebbe una striscia positiva della Roma, che comunque non perde più ormai, non perde da parecchio tempo, dalla partita praticamente quella ha perso con l'ultima partita che ha perso, qual è stata? Adesso non mi ricordo nemmeno, perché ci sono state veramente tante. Ora andiamo velocemente a controllare. L'ultima sconfitta della Roma in campionato, ha perso con ha perso con la Juve. L'ultima sconfitta è con la Juve, ecco, l'ultima sconfitta è con la Juve, perché poi ha vinto col Cagliari, ha vinto con l'Empoli 4-2, poi ha pareggiato 0-0 col Genoa, lì veramente chi la vendetta, poi 2-2 con il Sassuolo, 2-2 con il Verona recuperando, anche qui con il Sassuolo recuperando, poi alla Spezia ha vinto 1-0 e poi con l'Atalanta 1-0. Quindi non è una Roma che segna tanto, per carità, ma la Roma che ha ritrovato dopo Verona e Sassuolo anche una certa compattezza a livello difensivo, perché ha subito 0 gol in due partite, quindi a dimostrazione che della crescita della difesa, della crescita di Kumbulla, che merita tutti i complimenti che gli sta appunto dando Mourinho, ma Smalling che è ritornato ai suoi livelli, ai livelli che gli competono, ai livelli importanti, a livelli veramente fondamentali. E poi se andiamo a vedere c'è stata la crescita anche di Gianluca Mancini, che purtroppo è vessato continuamente dagli arbitri. Lui, anche se fa un intervento di contatto, viene ammonito continuamente. Io ieri ho contato 6 cartellini gialli a un certo punto per la Roma e uno per l'Atalanta, che è arrivato, indovinate quando è arrivato la prima ammonizione per l'Atalanta? Al 78esimo minuto. Poi l'Atalanta l'ha messa sulla rissa, l'Atalanta l'ha messa sulla rissa, perché nel finale è successo di tutto, però la Roma non si è fatta intimidire, e qui si vede il carattere della squadra di Mourinho, che è vero subisce molte espulsioni, ma è anche vessata dagli arbitri, perché se l'espulsione di Mkhitaryan può essere giusta, perché doppio giallo e tutto quanto, però c'è contatto e contatto, e l'ammonizione di Kumbulla che salterà Udine insieme a Mkhitaryan non è proprio il massimo, eh? Però tornando alla partita di ieri, la Roma l'ha giocata con molta intelligenza, l'ha giocata con una determinazione, l'ha giocata con uno spirito combattivo, l'ha giocata con la voglia, con la grinta, si sono viste trame offensive molto interessanti. Zaniolo che era quasi un 3-5-1-1, perché Zaniolo
partiva molto arretrato rispetto ad Abraham, che era punto di riferimento in avanti, e Zaniolo era alle spalle di Abraham, era lui che si sacrificava per Abraham. Ha cercato pure lui il tiro, Zaniolo, pure lui la conclusione, ogni tanto è andata alla conclusione, eccetera. Però molto spesso l'abbiamo visto più arretrato rispetto alla linea di Abraham, e Zaniolo, quando ha spazi larghi su cui puntare, vedete l'azione del gol, per esempio, analizziamo l'azione del gol. Zaniolo prende questo pallone, prima sprinta, poi lo controlla, si rigira su se stesso, vede Abraham con la coda dell'occhio, gli serve un pallone filtrante bellissimo, no look per Abraham, che poi lui tramuta in rete, perché Abraham è diventato più cattivo, più cattivo davanti alla porta. A parte che per battere un rigore al 99esimo minuto con lo Spezia ci vogliono due attributi così, perché veramente credo che è chiaro, no? La pressione al 99esimo minuto ti può dare la vittoria, è tanta, è tantissima. E l'Inghilterra ha perso i rigori contro di noi agli europei, quindi questa dimostrazione che gli inglesi non sono molto freddi, ma Abraham è freddissimo quando c'è da essere freddo. Ma l'ho visto freddo anche davanti alla porta, Tammy Abraham. Davanti alla porta Abraham è un cecchino. Poi sì, si mangia dei gol a volte che dici come ha fatto a segnare quel gol precedente e poi sbagliare quell'altro gol. Però fa parte della crescita di questo ragazzo che, ricordiamo, ha 24 anni, cioè è ancora un ragazzino, un bambino, non proprio bambino, ma comunque un giocatore in fase di maturazione. E questo qui, ragazzi, noi ce l'avremo fino al 2023, fino all'anno prossimo almeno. Poi vediamo se il Chelsea eserciterà il diritto di ricompra 80 milioni. Ma Abraham è l'attaccante del futuro. Ripeto, se veramente il Chelsea dovesse dare poi 80 milioni alla Roma per Abraham, se dovesse esercitare questo diritto di ricompra, e tu vai a comprarti un grande attaccante. Tu vai a comprarti l'attaccante del futuro anche lì. È questo che deve fare la Roma. Io mi auguro che Abraham possa crescere nella Roma, perché mi sono affezionato da subito a Abraham. Guarda, vi devo dire la verità, mi sono affezionato da subito, come la Sud, tutta la tifoseria si è affezionata da subito a Tammy, perché si fa voler bene, perché è gioioso, perché anche in campo è generoso, dà tutto. Ieri aveva preso una botta alla caviglia e è rimasto in campo stoico e ha giocato, ha una elasticità nei movimenti non indifferente, è un giocatore che ti detta la profondità, è un giocatore che, se assistito, come dicevamo noi nelle puntate precedenti, se li metti vicino Zaniolo, lui ne può solamente beneficiare, perché quando Zaniolo, e lì c'è stato anche un errore di Mourinho che si è incaponito un po' con il 4-2-3-1, ma quando o soprattutto con Zaniolo esterno a fare tutta fascia, ma quando tu gli metti Zaniolo vicino ad Abraham e Zaniolo più vicino alla porta, Zaniolo non sbaglia e Abraham non sbaglia. Zaniolo è quel giocatore che ti può dare veramente un punto di riferimento importante lì in avanti, e Zaniolo ed Abraham ti possono cambiare le partite. Un plauso, ma ne parleremo dopo la pausa, poi un plauso particolare sicuramente deve andare a Mkhitaryan, che ha fatto una partita eccezionale. Purtroppo l'unico neo è l'espulsione, ma lì è il momento concitato, l'ha preso praticamente al 96esimo minuto, glielo perdoniamo. Ma Mkhitaryan, la qualità a centrocampo, la qualità sulla tre quarti, la qualità in tutte le zone del campo, addirittura in difesa andava a recuperare il pallone, era lui il regista difensivo e offensivo della squadra.
con Pellegrini con compiti più difensivi, e ripeto, non è la posizione ideale di Pellegrini, ma lui quando Pellegrini deve difendere, deve dare più contenimento, è bravo. Quando deve impostare lo vedo ancora un po' macchinoso, mentre Mkhitaryan è un giocatore dai piedi raffinati. Ora sembra che sto dipingendo una squadra che debba vincere lo scudetto con 10 punti di vantaggio. Io continuo a dire che questa squadra è una squadra buona, non sicuramente da scudetto, ma che può lottare per la Champions come sta lottando, e sta, credo, se la Juventus dovesse perdere qualche colpo e l'Atalanta ulteriormente colpi, la Roma può inserirsi in questa, ancora di più in questa lotta Champions, e può insidiare veramente da vicino Juventus e Atalanta. Però ripeto, è stato perso tempo prima e le colpe sono di tutti. Ora è inutile guardare il passato, guardiamo il futuro e facciamo queste 10 partite che rimangono, 9 credo, ne manca 8-9, siamo ormai a marzo, cerchiamo di dare il tutto per tutto giovedì col Vitesse, chiudendo la qualificazione se possibile, vincendo anche subendo gol, ma vincendo la partita, perché è importante vincere la partita, non tanto perché non c'è più il gol in trasferta, ma è importante vincere la partita perché poi ti garantirebbe anche 2 risultati su 3, praticamente la vittoria e il pareggio, no? Poi con il Vitesse in casa, quindi vincere contro il Vitesse lì in Olanda, e poi concentrarci su questo doppio impegno di Conference League. In mezzo ci sarà l'Udinese e poi a concludere la Lazio, e lì si capiranno le vere ambizioni della Roma nel derby. Ripeto, vittoria Udine, pareggio con la Lazio e passaggio del turno ai quarti di finale di Conference League, sarebbe un mese di febbraio-marzo della Roma esemplare, secondo me, per quello che abbiamo in campo, perché Mourinho, ripeto, ha rigenerato dei giocatori che sembravano veramente finiti, li ha rigenerati, li ha proprio spremuto le rape, come si suol dire, ha spremuto tutto quello che c'era da spremere. Alcuni giocatori hanno sentito la pressione, ora giocano, mi sembrano che giochino con più leggerezza, e questo è molto importante, perché è importante giocare con più leggerezza, con più tranquillità, quando sei soprattutto a livello agonistico e giochi per dei risultati, per degli obiettivi, è importante non sentire la pressione, questo anche a livello psicologico. Zaniolo lo vedo più libero veramente, gli manca solamente il gol a Zaniolo, ma credo che il gol arriverà presto. Io metterei Bagnez contro l'Udinese, ma poi ne parleremo durante la settimana, e Oliveira o Veretout, poi vedrà il mister per Mkhitaryan. Confermerei in toto questo 3-5-2 e vediamo come va, perché poi è stato molto intelligente Mourinho a togliere uno stremato Abraham nel finale e a mettere Felix, perché Felix ha permesso di tenere più palla, ti ha permesso di dare più profondità, perché ormai Abraham era proprio morto, finito, nel senso era senza forze, era arrivato al capolinea di questa partita, e Felix ha dato un po' più di vivacità, è andato a perdere tempo nella bandierina del calcio d'angolo, su tutti i vecchi trucchetti che faceva che facevano Totti e De Rossi, soprattutto Totti, che hanno chiaramente questi giocatori inesperti, giovani eccetera, un po' rubato dai grandi, però anche così si vincono le partite, e anche così si arriva in Champions League, e anche così, guarda che ti dico, si vincono i campionati. Quindi la rimonta della Roma è molto importante, non so se arriveremo in Champions League, ma comunque non dobbiamo avere il rimpianto di dire non ci abbiamo provato, perché se ieri fosse finita in pareggio
tutte le speranze sarebbero state proprio dissolte. Invece con questa vittoria fondamentale, importante, la squadra adesso ha maggiore consapevolezza anche di se stessa, perché chiaramente ha un discorso da portare avanti. 10:51, abbiamo passato i primi 36 minuti di diretta, noi andiamo in pausa e poi torniamo ancora, sentiamoci il gol di Tammy Abraham che ha deciso l'incontro e poi torniamo ancora in diretta qui insieme a voi. A tra pochissimo. Ancora per Pessina, intervento provvidenziale di Karsdorp che se ne va lungo l'auto di destra. Karsdorp, pallone dentro a cercare Zaniolo. Zaniolo controlla, poi Abraham. Abraham in area di rigore. Abraham il tiro, gol. Tammy Abraham e la Roma è passata in vantaggio al 32esimo minuto. Cross di Karsdorp, pallone lungo di Karsdorp per Zaniolo. Zaniolo controlla, poi mette in movimento Tammy Abraham che supera un difensore e mette il pallone in fondo al sacco dopo che Musso lo aveva toccato. Zaniolo qui elude l'intervento da parte di Pezzella, supera proprio Pezzella anche Tammy Abraham, mette il pallone sotto le gambe di Musso e la palla finisce in fondo al sacco. E quando siamo giunti al 32esimo minuto nel corso del primo tempo, Roma 1 Atalanta niente, Tammy Abraham per il vantaggio giallorosso, importantissimo, fondamentale. Al 32esimo minuto, Tammy Abraham, ancora lui, 20esimo gol stagionale, sono 20 gol stagionali
per Tammy Abraham. Sono 20 gol stagionali tra campionato e coppe per Tammy Abraham. Veramente importantissimo questo vantaggio della Roma, fondamentale direi, fondamentale. Torniamo in diretta su RomaGiallorossa.it, 10:56 in questo istante. Allora diamo un po' i voti dei giallorossi, no? Di quelli che sono entrati in campo, degli 11 eccetera. Allora partirei da Rui Patricio. Io gli do un 6,5 perché ha fatto una partita di sostanza, ha salvato nel finale su Freuler insieme alla complicità di Smalling, e per me Rui Patricio è un portiere molto affidabile. È vero, a volte ha delle battute a vuoto come tutti i portieri, però è un portiere continuo, di affidabilità, e il 6,5 secondo me per Rui Patricio ci sta tutto. E poi dà, credo, sicurezza, proprio vedo che dà sicurezza alla squadra, e sicuramente un ottimo elemento per la Roma, e ieri ha dimostrato ancora tutto il suo valore. Mancini ha giocato bene, mi è piaciuto, grande grinta, grande copertura, dalla sua parte praticamente Pessina quasi mai è passato, tant'è vero che poi Pessina è andata dalla parte opposta, ha sofferto un po' a inizio, tra il quindicesimo e il trentesimo del primo tempo, le folate offensive, finché c'era praticamente Zappacosta, ma poi Zappacosta è uscito e poi Mancini ha avuto praticamente vita facile, quindi io gli darei un 6,5. Smalling è imprescindibile, ragazzi. Smalling di do 7, e ha fatto una partita di grande attenzione, anche nei colpi di testa lui si fa sentire in fase difensiva, libera sempre l'area di rigore, è importantissimo nel gioco aereo, è collaudato, perché Smalling ti permette di dare alla difesa anche più profondità, è l'unico che sa impostare veramente, insieme a Mancini, anche Mancini sa impostare, ma Smalling ancora di più. Quindi Smalling, secondo me, per quello che si è visto ieri, voto 7. Kumbulla mi sta crescendo di partita in partita, è il classico giocatore che non è un fenomeno, ma che con Mourinho sembra un grande giocatore. Sembra che ha giocato, ripeto, da dopo Bodo Roma, da quella sconfitta inaccettabile e vergognosa, Kumbulla veramente è cambiato. Ci sono voluti parecchi mesi, si è messo a lavorare sodo, si è fatto notare da Mourinho, che non è scemo, ma un grande allenatore, lo ha messo in campo subito quando lo ha visto che poteva dare qualcosa in più alla Roma. E il voto è 6,5 secondo me, perché ieri anche lì ha lottato molto, dalla sua parte c'è l'Atebur, dalla sua parte c'è la Miranchuk, e anche Zaleski gli ha dato una grande mano. Karsdorp, alterna purtroppo Karsdorp, e qui bisogna fare un discorso in estate, perché io Karsdorp può essere buono per la panchina, ma non lo metterei mai più titolare. Ieri non lo boccio Karsdorp, però ha alternato veramente cose positive a cose veramente inguardabili. La cosa positiva è il filtrante per Zaniolo eccetera, il passaggio lungo per Zaniolo nell'azione del gol di Ebra, però Karsdorp
ha delle amnesie difensive incredibili. Anche ieri quando è entrato Muriel, Muriel lo saltava di netto, perché ieri Muriel si era messo su Karsdorp e lo saltava di netto continuamente. Di Don Buto 6, Ibanez è entrato senza, all'83esimo, quindi non gli diamo il voto. Cristante ha giocato una bella partita, è un po' di partite che gioca bene Cristante, a dire la verità, è un po' di partite, quindi secondo me merita tra il 6,5 e il 7, vedete un po' voi, gli darei un 6,5 comunque. Però ieri, ripeto, se continua così Cristante, che non è propriamente un regista, ma si adatta a fare il regista, comunque ieri ha dato equilibrio al centrocampo e mi è veramente piaciuto 6,5 a Cristante. Mkhitaryan, io gli do 7 perché se il voto più alto poi lo daremo chiaramente ad Abraham, ma Mkhitaryan ha dimostrato comunque di essere un giocatore fondamentale in mezzo al campo, sulla linea difensiva addirittura ho visto che ripiegava, andava a impostare il gioco quasi da regista aggiunto in fase offensiva, un regista anche offensivo, ha giocato a tutto campo, si è spostato poi a un certo punto sulla destra, ha giocato veramente una grande partita. Mkhitaryan moto 7. E questa poi Zaleski è una grande ripeto intuizione di Mourinho, perché Zaleski è quel classico giocatore che ha una grande esplosività, una grande rapidità e è una grande intuizione di Mourinho, è tutto merito di Mourinho se Zaleski, dopo un periodo che non l'abbiamo visto mai praticamente calcare il campo di gioco quando giocava la Roma, Zaleski ieri ha fatto la partita finché non è stato sostituito al 62esimo minuto per infortunio, però ha dato una grande mano veramente sia in fase di ripiegamento in fase di spinta, perché ricordiamoci che Zaleski era un'ala, un esterno attacco praticamente, che adesso fa praticamente il terzino o comunque l'esterno del centrocampo, quindi si è molto sacrificato in questo modulo e è merito di Mourinho che gli ha trovato una collocazione tattica, l'unica forse collocazione tattica che gli ha permesso, che poi Mourinho l'ha fatto giocare anche come esterno alto nel 4-2-3-1, però in questa posizione lui rende di più perché gli ho visto fare delle cose difensivamente molto molto positive. Quindi Zaleski voto 7. Vigna poco da dire, 6 gli do, perché ha giocato una partita, quella restante, da una mezz'ora abbondante buona. Voto 6, comunque niente di particolare. E Pellegrini, qui non vorrei rovinare l'entusiasmo, ma Pellegrini, se la Roma non avesse vinto, probabilmente avrei dato un 5,5. La Roma ha vinto, gli do un 6, ma Pellegrini veramente non mi è sembrato mai che potesse cambiare la partita, non mi è mai sembrato che potesse cambiare la partita, cioè io mi aspettavo più da Mkhitaryan al centrocampo, ma non da Pellegrini, sarà il ruolo che lo penalizza, sarà più lontano dalla porta eccetera, ma comunque buona sicuramente la fase difensiva, male nelle ripartenze, perché regalava sempre palla ai centrocampisti dell'Atalanta, ai difensori dell'Atalanta, quindi su questo Pellegrini quando è in possesso di palla non deve farsi prendere dalla frenesia, ma deve cercare di essere più
veloce di pensiero, ma soprattutto più lucido in fase di impostazione. Poi all'83esimo è entrato Oliveira senza voto, Zaniolo, qui Zaniolo, ragazzi, la coppia Zaniolo-Ebram è qualcosa di fantastico. Zaniolo con Ebram e Balbo Fonseca, cioè mi verrebbe da dire con Fonseca che gli dava gli assist a Balbo e Balbo che li tramutava in gol, anche se questa coppia secondo me è più forte di quella lì, eppure Balbo ha segnato tanti gol pesanti nella Roma, quindi non stiamo parlando proprio degli ultimi arrivati. Zaniolo 7, per tutto quello che ho detto prima, per l'affinità con Ebram, per il gioco prezioso, perché andate il gol, perché crea superiorità numerica, perché punta l'uomo, è un giocatore fondamentale Zaniolo, io non me ne priverei mai. Anche lui non ha l'autonomia di 90 minuti, quindi entra dal 74esimo Veretout nell'ultimo quarto d'ora, che non gli darei voto perché non si è visto praticamente. Si è riconnesso. Siamo tornati ragazzi. Si è sconnesso un attimo. Quindi Veretout senza voto. Poi Ebram, e qui vediamo ai voti pesanti. Ebram 7 e mezzo. Almeno 7 e mezzo Ebra, perché è un giocatore che ha avuto tante palle gol Ebra, almeno 2-3, una però ti ha buttata dentro, e quando tu hai 3 palle gol e una la butti dentro vuol dire che sei glaciale, che sei quasi infallibile. Quindi Tammy ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore fondamentale per la Roma, importante. E Ebram è veramente il giocatore su cui fare affidamento anche per il futuro, e ieri ha dimostrato ancora una volta di essere decisivo, importante. Ancora abbiamo problemi di connessione purtroppo, speriamo che non si sconnetta, credo che si sia ristabilito. Bene, vediamo un po', speriamo che si sia ristabilito. Quindi tra poco chiudiamo comunque, visto che abbiamo questi problemi di connessione, speriamo che vada tutto per il meglio. Ebram voto 7 e mezzo, Felix senza voto. Voto al tecnico, voto a José Mourinho / Foti, 7, io vorrei dargli 7 e mezzo a Mourinho. Io gli vorrei dare 7 e mezzo a Mourinho, perché come ha incartato Gasperini per la seconda volta in una stagione, e l'Atalanta sicuramente è una squadra che ha dimostrato sul campo di essere più forte della Roma, nel senso nei risultati, però nel confronto diretto Mourinho-Gasperini 2-0 Mourinho, quindi Mourinho sicuramente merita assolutamente un voto alto, 7 e mezzo, perlomeno 7 e mezzo a Mourinho, per quello che ha dimostrato, per quello che ha fatto José Mourinho in questa proprio in questa partita, in questa doppia partita contro l'Atalanta. Quindi ha fatto sicuramente una prestazione di alto livello, e anche ha messo una squadra molto molto intelligente. Ora ci prendiamo questi ultimi 5 minuti per dare un po' delle indicazioni sulla Serie A, visto che le abbiamo prese tutte l'altra volta le partite di Serie A, per chi volesse giocare pochi spicci, mi raccomando, sulla schedina di Serie A sono 6 partite, e poi vi darò anche qualche altra partita magari da, se volete fare una martingala. Allora, si gioca tra poco, quindi sbrigatevi. Genoa-Empoli alle 12:30. Genoa-Empoli allora Genoa, io vedo qui una partita abbastanza equilibrata,
anche se potrebbe vincere probabilmente l'Empoli, comunque vedo una partita da gol, quindi metterei gol, Genoa-Empoli gol. Bologna-Torino, il Bologna deve dare una un cambio, alla una sterzata forte alla sua stagione. Si è parlato anche di esonero di Mihajlovic, eccetera. Quindi il Bologna deve forza vincere. Il Torino è una squadra che potrebbe anche qui segnare. Potete scegliere o 1x più over 1,5 oppure gol. Vedete le quote, perché non ce l'ho le quote. Vedete la quota più alta, o 1x più over 1,5 o gol. Fiorentina-Verona, qui vedo una Fiorentina che può vincere contro il Verona, ma è una partita secondo me che può finire anche over 2,5, nel senso potrebbe finire quella vittoria 2-1 per la Fiorentina, ma anche potrebbe accadere un 2-2 contro il Verona, tra Fiorentina e Verona, quindi over 2,5. Venezia-Sassuolo, un gol il Venezia lo fa sempre, il Sassuolo un gol lo fa, quindi una classica partita da gol. Juventus-Spezia, qui io mi giocherei, nel senso, un 1x più under 4,5, nel senso che potrebbe finire 2-1 per la Juve, 2-2, ma anche 1-1, ma anche 0-0, perché prevedo che lo Spezia farà un grande catenaccio. Quindi vediamo, loro hanno Vlahovic, sicuramente un ottimo giocatore, un grande giocatore, un campione, però qui la Juventus potrebbe veramente cadere, non dico cadere nel senso della sconfitta, ma essere fermata. Vediamo, io metterei un 1x più under 4,5 per quanto riguarda la Juve. E Napoli-Milan, io sono completamente estasiato da Napoli, sono curioso di vederlo col Milan. Sarebbe facile mettere gol, che sarebbe l'ipotesi anche più concreta probabilmente, no? Tutte e due le squadre segnano, come è successo anche contro la Lazio, perché poi si è decisa negli ultimi minuti. E però voglio dare la fiducia a Napoli, 1x più over 2,5 questa volta. Secondo me finisce 2-1 per il Napoli. Guardate che vi dico, vince il Napoli 2-1. Proprio questi sono i miei consigli spassionati all'impronta. Poi se volete qualche consiglio di Premier, c'è il derby di Manchester. Sarà una partita tirata, non vedo tanti gol. Anche qui proverei un 1x più under 4,5, con il Manchester City leggermente favorito rispetto allo United. E se vogliamo prendere qualche altra partita, magari no, questa è Bundesliga, no. Vediamo se gioca l'Ajax o il PSV alle 12.15, per esempio, tra un'ora potete mettere benissimo gol come segno. E Ajax anche se la quota sarà molto bassa, però 1 più over 1,5, vediamo un po' se la prendiamo. Io vi proporrei queste partite. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione anche oggi di questa puntata, grazie mille per averci ascoltato. Chiaramente tutto verrà adesso trasportato su il podcast, la web radio di RomaGiallorossa.it, per Spotify
e per il nostro podcast su romagiallorossa.it, ricordo Spotify romagiallorossa.it, sarà trasferita sul nostro canale YouTube, magari anche in Premiere, così sembrerà che siamo in diretta. E io vi saluto, vi ringrazio, appuntamento a domani con Roma Giallorossa. Chiaramente occhio al sito perché vi daremo l'orario preciso. Grazie mille per averci ascoltato e appuntamento a domani. Un abbraccio e sempre sempre Forza Roma!